Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere cosa è successo in questa Parigi Nizza. Come di consueto ti consiglio di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video. E andiamo a vedere cosa è successo in questa Parigi Nizza e quali sono state le vostre migliori fantasquadre. Gara abbastanza variegata con un cronometro, tre tappe di volata, degli arrivi in collina, un arrivo in salita e ne abbiamo visto delle belle. Negli arrivi in volata si è fatto notare Sam Bennett che ha portato a casa ben due vittorie. Una vittoria se l'è fatta sfuggire dove è andato a vincere Ball. Ve li avevo già pronunciati questi due corridori nel video dove andavamo a vedere chi correva in questa Parigi-Nizza e vi avevo consigliato di metterlo ovviamente nelle vostre fantasquadre. Prima di andare a parlare di cosa è successo tra i big, andiamo a vedere cosa è successo nell'acronometro. Perché? Perché è andato a vincere Bisseger davanti a Rémi Cavagna e davanti a Primoz Roglic. Bisseger, che comunque non è una sorpresa, è arrivato comunque secondo dietro Filippo Ganna nell'UAE Tour quest'anno, nella cronometro, è un corridore comunque a basso costo e vi consiglio di comprarlo per la vostra squadra, che magari nelle prossime corse a tappe potrebbe farvi qualche punteggio in più. Piccola parentesi, nelle prime due tappe ero arrivato quarto, poi sono un attimo sprofondato e non vi dico quando sono arrivato in classifica generale, perché avevo messo come leader Primoz Roglic. Adesso andiamo a vedere cosa è successo a Primoz Roglic, che ha dominato tre gare. La prima salita l'ha praticamente spianata, ha fatto vedere che era superiore a tutti i corridori che erano in questa gara. Difatti sembrava proprio di un altro pianeta rispetto a tutti gli altri concorrenti. È andato a vincere tre tappe. L'ultima tappa che ha vinto è andato a riprendere Giro Mader, che era da solo in fuga negli ultimi 100 metri per poi andare a vincere. È stato abbastanza criticato per questo. E scrivete voi nei commenti cosa ne pensate. Il problema è che dopo questa tappa, che era la penultima tappa che si è corsa sabato, domenica si è corsa l'ultima tappa, tappa collinare, comunque non troppo difficile, e qui la sfortuna è tornata a Roglic. Tornata come l'anno scorso al Tour de France, nella penultima tappa, ha perso clamorosamente la maglia che ormai sembrava sua. Non una, ma bensì due cadute. Difatti, l'abbiamo visto col fianco destro e sinistro grattati da questa caduta. Dalla sua caduta, in gruppo, la Bora e la Stana l'hanno tutti attaccato. Difatti, poi è sprofondato, è arrivato con quasi 3 minuti all'arrivo. E quindi, vittorioso di questa Parigi-Nizza è stato Maximilian Schachmann. Difatti, dopo l'anno scorso, è andato a rivincere questa grande gara. Dietro di lui troviamo Vlasov e Isaguirre. In questa Parigi Nizza abbiamo sicuramente visto delle belle volate dove quasi tutti i velocisti più importanti sono andati là. Abbiamo visto un team Ineos Grenadier molto sfortunato perché il primo giorno Richie Porte caduto e poi ritirato. Dopo la caduta di Porte, comunque vi avevo preannunciato la presenza di Tao Geoghegan in questa gara. E anche lui molto sfortunato, caduto e poi si è dovuto ritirare. I corridori che abbiamo visto abbastanza sottotono sono Giacomo Nizzolo, che non è riuscito mai a giocarsi la vittoria, ha colto al massimo un quinto posto. Come lui, anche nella stessa tappa, ha colto un sesto posto, è stato Alexander Kristoff, che non abbiamo mai visto giocarsi la vittoria. Pascal Ackermann, anche lui si pensava potesse fare delle belle volate, potesse giocarsi la vittoria assieme a Bennett, e invece è stato un attimo sottotono. Altro velocista che ha abbastanza deluso è stato Arnaud Demare, perché dopo la seconda posizione della prima volata non l'abbiamo più visto là davanti. E dopo la prestazione che aveva fatto al Giro d'Italia l'anno scorso è stata sicuramente una delusione. Vedremo poi nelle prossime gare in questa stagione come si comporterà, siccome è stata la sua prima corsa a tappe dopo l'Étoile de Lissignes in questa stagione. Ovviamente Étoile de Lissignes anche lei corsa a tappe, dove anche là Arnaud Demare ha perso rispetto a Davide Ballerini che l'aveva praticamente sverniciato. E ora andiamo a vedere la classifica degli utenti, perché si aggiudica questa Parigi-Nizza bestia. Dietro di lui il principe di Venelia e terzo team Lemonelle. E complimenti a questi tre team che hanno portato a casa un bel podio in questa Parigi-Nizza. E ora andiamo a dare un'occhiata velocissima alla classifica generale di questo campionato, perché dopo il secondo posto a questa Parigi-Nizza, come primo posto in classifica generale
generale c'è sempre il principe di Venelia davanti a Palazzo Merse e davanti a BCC. Ovviamente si deve ancora concludere la Tirreno Adriatico e dopo la Tirreno Adriatico vedremo la classifica come sarà, perché dopo quella corsa tappe sicuramente cambierà di un pochetto. Difatti io spero di salire abbastanza e spero che questo video ti sia piaciuto, e se non l'hai fatto ancora mi raccomando iscriviti al canale per rimanere aggiornato, e io ti saluto e ci vediamo alla prossima.